Buongiorno a tutti, se prendiamo posto, cominciamo questa seduta, cominciamo con l'appello, con la segretaria. Grazie Presidente, buonasera, Matteo Di Gaetano, presente, Abagnale, presente, Andreozzi, presente, Recilenga, presente, Borrello, Gazzo, presente, Scioffi, presente, Cirillo Giuseppe, presente, Cirillo Vincenzo, presente, Corella, Del Prete, c'è Del Prete, assente, Esposito, Araria, c'è Esposito, grazie. Gambioso, assente. Allora, Gaudio, rettifico, pronto, grazie. Presente. Gaudioso, assente. Naldi, assente. Banci, presente. Presente. Rosario, assente. Marrazzo, c'è, presente. Procedino, presente. Pelliccia, presente. Pezzella, presente. Sabino, assente. Sabino c'è, assente. Assente. Sommese, presente. Sorrentino, Tito Giuseppe, presente. Certo, sono presenti 19 e 75. Ok, grazie. Sindaco, sì, solo chiedo scusa, solo per giustificare il consigliere Del Prete, il consigliere di Sabino, anche il sindaco di Pompei, che tanti detti per problemi personali non sono presenti, e per anche il consigliere di Dionigio sta arrivando per un problema degli arrescati che si pensavo a Milano, quindi stata arrivando. Ok, grazie. Allora procediamo alla domandazione degli allora si prende atto delle risultanze del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale del 14 marzo 2022 appositamente istituito presso la città metropolitana di Napoli, dal quale risultano eletti 24 consiglieri metropolitani. Si dà atto che gli eletti alla carica di consigliere metropolitano hanno presentato apposite dichiarazioni, da cui risulta che tutti gli eletti sono sindaci o consiglieri comunali e di non trovarsi in condizioni ostative alla candidatura, di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla vigente normativa in materia, in particolare dall'articolo 3, capo 2 del decreto legislativo 267 del 2000 e del decreto legislativo 235 del 2012, di dare atto che non sono state sollevate questioni inerenti a causa ostativa alla candidatura di ineleggibilità di incompatibilità nei confronti dei consiglieri eletti, di dichiarare l'esito favorevole dell'esame delle condizioni degli eletti sotto elencati, come esplicitato nella narrativa del presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata anche se non materialmente trascritta. Ora elenco gli eletti. Lista numero 1, Fratelli d'Italia Giorgio Meloni, Nocerino Giuseppe. Lista numero 2, Forza Italia, Pelliccia Massimo, Guaggi Salvatore. Lista numero 3, Progressisti e Riformisti per Napoli Metropolitana, Cirillo Giuseppe, Rosario Carmine, Sabino Antonio, Benciveglia Giuseppe, Del Prete Marco Antonio, Corredo Luciano, Tito Giuseppe. Lista numero 5, Grande Napoli, Grimaldi Luce. Lista numero 6, Napoli Metropolitana, Gaudioso Luigi, Abagnale Ilaria, Colenda Sergio, Cagliazzo Antonio, Sorrentino Felice, Sommese Giuseppe, Andreozzi Rosario. Lista numero 7, Progresso e Legalità con Carello Maresca,
Cirillo Vincenzo. Lista numero 9, Lega Salvini Campania, Esposito all'area pubblico. Lista numero 10, Territori Nazione, Marrazzo Domenico. Lista numero 11, Territori Movimento, Cioffi Salvatore, Flocco Salvatore, Pezzella Salvatore. Abbiamo tre Salvatori nella lista numero 11. Allora, auguri a tutti. Punto, chi è contrario, chi si astiene, chi è favorevole, quindi all'unanimità abbiamo insediato i consiglieri. Allora, auguri a tutti, perché penso che insomma tutti insieme abbiamo un percorso che mi auguro che sia un percorso lungo e anche fruttuoso negli interessi della città metropolitana. Io nelle prossime sedute provvederò anche ovviamente a presentare le linee programmatiche dell'azione. Quello che oggi voglio brevemente sottolineare in questo momento, diciamo, proprio iniziale del nostro percorso, e mi voglio di dare un benvenuto a tutti, ringraziare tutti coloro che si sono candidati, ovviamente un riscontro elettorale e che qui rappresentano le nostre comunità, le nostre comunità del territorio. La città metropolitana ha un ruolo molto importante, come ho detto varie volte, perché rappresenta quello strumento di governo del territorio che è indispensabile per fare in modo che le grandi politiche di ambito largo, che sono quelle determinanti, dall'urbanistica, alla viabilità, ai trasporti, alle politiche scolastiche, alle politiche turistiche, alle politiche di sviluppo, tante altre, possono essere sviluppate in una città metropolitana come la nostra, che è una città di grandi numeri, più di 3 milioni di abitanti, di grandi complessità e di grandi difficoltà, e che chiaramente ha bisogno di un governo saldo, ma anche di una grande capacità programmatoria. Noi ci abbiamo verso una stagione di grandi investimenti che sono legati al PNRR, ai fondi europei, ai fondi di coesione. Non sempre questi investimenti sono stati intercettati dalle nostre realtà, non sempre poi quando sono arrivati sono stati presi. E questo sicuramente è una questione, diciamo, un tema che dobbiamo affrontare. Cioè noi abbiamo la necessità di fare in modo che la nostra città metropolitana sia in grado di svolgere bene questo ruolo di supporto comune per individuare quelle che sono le politiche di finanziamento per migliorare la qualità della vita e la qualità dei servizi. Ci sono, anche quando c'è stato il presidente Draghi l'altro giorno a Napoli, lui ha ribadito una volontà del governo di supportare giorno che ha portato Napoli, l'area metropolitana di Napoli come semplice, come luogo che deve essere luogo di guida per il nostro giorno, ma anche sottolineato le difficoltà che ci sono state fino ad oggi di una capacità progettuale, di una capacità di spesa, di una capacità di rispetto dei tempi. E questo è un tema molto importante, io conosco benissimo le difficoltà che ci sono nei comuni, le difficoltà di personale, le difficoltà di risorse, le difficoltà che sono legate a una burocrazia che spesso non ci consente di dare in tempi reali le risposte che le persone si aspettano. Quindi io ritengo che la città metropolitana deve essere vicina ai comuni, deve essere una struttura di supporto, una struttura di affiancamento, deve essere in grado di garantire anche quella capacità progettuale a loro comuni che sono una sfida complicata. Io sono molto fiducioso che noi riusciremo a portarla avanti. C'è una grande, devo dire, disponibilità da parte del governo centrale, della politica nazionale, di supportare Napoli e la metropolitana. Proprio ieri il ministro Giovannini ha nel riparto delle risorse per le linee metropolitane, finanziato la linea metropolitana, la linea 10, che si parte da Napoli. Yeah.
soltanto c'è possibilità di intervenire, soltanto c'è possibilità di avere, soltanto dei trasporti che rispondono alle esigenze delle aree a nord del Napoli che stanno in grande difficoltà, sono richiesto al codice della metropolitana, così come un intervento straordinario sulle scuole, che è un altro punto molto, molto importante, interventi sulle strade che adesso sono avanti. Okay, è un lavoro congiunto, io quello che voglio chiudo rapidamente, voglio dire, è che adesso noi quello che sono l'azione politica che porteremo avanti partirà da due presupposti. I cittadini dell'area metropolitana sono tutti uguali, quindi devono avere varie opportunità di diritti, i sindaci sono tutti uguali, perché rappresentano la comunità, quindi saranno considerati in eguale e saranno tutti fatti in questo progetto. Questo è l'impegno che io prendo, c'è piacere di dirlo in questa sede, poi dobbiamo organizzarci per fare in modo che l'organo municipale, che la nostra assemblea, le commissioni, tutte le strutture possono funzionare, perché solo in questa maniera possiamo fare in modo che, diciamo, che le occasioni vengano volte le risposte per su questo, insomma, cioè, anche su questo c'è il mio impegno, faremo di tutto per fare in modo che questa cooperazione, queste risposte, questo lavoro che abbiamo messo in mano. Grazie e auguri a tutti voi per questi momenti. Allora, passiamo alle comunicazioni. Allora, comunico che ai sensi dell'articolo 5 del regolamento per il funzionamento di Consiglio metropolitano, gli appartenenti a ciascun gruppo consigliare eleggono il capogruppo entro 5 giorni dall'insediamento. In mancanza di elezione del capogruppo, il gruppo viene rappresentato dal consigliere che abbia riportato la maggiore cifra ponderata della lista di appartenenza. Con l'occasione si comunica che il gruppo di Forza Italia ha designato il proprio capogruppo nella persona del consigliere Massimo Pelluccia, sindaco di Casonovo, come la comunicazione acquisita dal registro ufficiale il 30 aprile 2021. Vi anticipo inoltre che prossimamente sarà presentato al Consiglio il programma di mandato con contestuale trasmissione alla conferenza metropolitana ai sensi dell'articolo 56. Chiedo la parola per comunicare in questa sede che siamo qua. Sì, no? Approfitto appunto per evitare la comunicazione dell'iscritto in questa sede che ovviamente Fratelli d'Italia, essendo un unico consigliere comunale, e la mia persona viene di Cale comunque. Designa i propri componenti nelle commissioni e ne dà comunicazione al sindaco metropolitano.
Il sindaco metropolitano, con proprio decreto, costituisce le commissioni consigliate, dandone comunicazione all'assemblea nella prima seduta. Pertanto, nelle prossime sedute, verrà sottoposta all'esame del consiglio la proposta di delibera relativa alla composizione e alle relative competenze di ciascuna commissione. E a seguito delle indicazioni che precederanno dai gruppi consigliari, si provvederà ad adottare relativo decreto di programmazione delle stesse. Ovviamente c'è un percorso di costituzione che andrà ovviamente condiviso con tutti gli aventi con i gruppi. Adesso diciamo, questo è un percorso che dobbiamo fare per un'istituzione diciamo tempestiva delle commissioni pubbliche che ci aiuta a istruire tutta una serie di argomenti a una partecipazione coesa di tutti gli eletti e quindi anche ad affrontare una serie di temi che sono dei temi molto importanti. Comunicazione numero 3, rinnovo delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali della provincia di Napoli. La Corte di Appello presso il Tribunale di Napoli, con nota del 17 febbraio 2022, segnalava il mancato rinnovo delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali della provincia di Napoli. Rappresentava altresì che tale richiesta era già stata inoltrata alla precedente amministrazione sia da febbraio 2019 senza risposta. La mancata designazione dei componenti di competenza di questo ente sta comportando un notevole aggravio di attività degli uffici della prefettura. Pertanto è necessario provvedere in tal senso. L'organizzazione approvata dalla Corte di Appello di Napoli prevede 3 commissioni e 31 sottocommissioni. Come da prospetto, Napoli ha una commissione di 10 sottocommissioni, l'area Zagola Carica Sole Fratta Maggiore si chiamerà con solo 17 sottocommissioni, Nola, Cicciano, Marigliano, Ottaviano, Migliano d'Arco, Sant'Anastasia, una commissione, 7 commissioni, potrei annunciare l'1 e una commissione, 7 Per ciascuna di esse bisogna designare 3 componenti effettivi e 3 supplenti per un totale di 132 effettivi e 132 supplenti. Nel rispetto di quanto previsto dal DPR 223 e dalla legge 284, i componenti da designare devono possedere i seguenti requisiti di idoneità: essere elettori di uno dei comuni del circondario, essere in possesso almeno del titolo di studio la media inferiore, essere estraneo all'amministrazione del comune appartenenza, non essere dipendente civile o militare dello Stato in attività di servizio, non essere dipendente in attività di servizio dell'amministrazione città metropolitana di Napoli, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nell'ambito della provincia. La Corte di Appello, con l'ultima nota di sollecito, ha precisato che da una lettura della legge i componenti la cui designazione rispetto al Consiglio Comunale sono scelti tra gli elettori dei comuni. Pertanto non sembra doversi necessariamente designare coloro che hanno formulato domanda di gradimento per l'incarico. Pertanto invito i consiglieri a farsi parte di dirigente proponendo i componenti da designare con apposita comunicazione da far pervenire al protocollo generale. Allora, poi ci abbiamo una quarta ultima comunicazione che è un atto diciamo dovuto, un atto obbligatorio, che è la ratifica dei prelievi dal fondo di riserva. Questa è una comunicazione, volevo precisare che tutti questi prelievi sono tutti prelievi che sono stati fatti in conseguenza di sentenze esecutive, quindi non c'è nessuna scelta discrezionale. Adesso vi leggo, ne leggo lunghi, insomma abbastanza lungo, vi leggo i numeri comunque. Allora, numero 241, prelievo del fondo di riserva di 4.895 euro.
sentenza dal TAR del Lazio 2018, sentenza di ordinanza del sempre del Lazio 2020. Numero 15, prelevamento dallo sconto di riserva per sentenza del Tribunale di Napoli. 2006, numero 16, sentenza Corte di Appello di Napoli contro Presidente di Lavoro e Previdenza e Assistenza. Numero 19, prelevamento dallo sconto di riserva destinata alla sentenza del Tribunale di Napoli, 12ª sessione civile. Numero 25, pagamento della TAR del centro di Ischia. Numero 26, per rimborso, sempre sentenza del Tribunale di Corte Annunziata del 2014. 2020, numero 30, sentenza del Tribunale di Napoli Nord. Numero 30, 31, sentenza del Tribunale di Napoli, sempre 12ª sezione civile. Queste sono comunicazioni, sono tutti atti obbligatori di questo legato a sentenza. Io concludo le comunicazioni, ci sono degli interventi, non so se ci sono persone che vogliono iscrivere.
tra tutti i comuni e non c'è il potere politico, perché quando si lavora per tutti i comuni, quindi in questa assise abbiamo sempre lavorato in questo modo, abbiamo sempre lavorato negli obiettivi militari durante il futuro dello specifico, quindi facendo degli occhi straordinari, occhi importanti, e poi non potevamo pagare i nostri occhi. Quindi caro sindaco, il mio augurio è quello di continuare a lavorare in questo modo, non ci saremo, settimane prossime inseriamo anche per quanto riguarda il gruppo della nonna del popolo, un gruppo da parte della lista progressista e riformista, per il lavoro che tutti quanti insieme, e lo ripeto a tutti i consiglieri metropolitani, e quello di collaborare per lavorare tutti quanti insieme, perché l'atto più bello, l'atto più importante che noi possiamo portare è quando usiamo tutti quanti insieme, in un'attività, si dice che è stato un grande lavoro, stare insieme al simbolo lei, questo è un lavoro che riuscirà veramente a portare dei grandi risultati, e i risultati nostri sono i risultati dell'intera regione e di tutti i nostri fondi. Grazie. Permetto in primis di fare un saluto al sindaco e ai nuovi consiglieri, diretti, un augurio di un buon lavoro. Mi associo a quanto detto dal consigliere Cipillo di ringraziare chi ci ha preceduto per il lavoro svolto. Nei 5 anni, a 2016, 2021. Sindaco, mi permetto di fare alcune considerazioni. Delle volte che ci siamo incontrati, mi hanno colpito alcune parole. Spogliarsi dalle vesti, netta separazione tra azione politica, azione amministrativa, centralità della città metropolitana, ruolo importante, ruolo presente nella disponibilità di comandatore comunque rappresentato, un taglio nuovo, un taglio netto. Mi colpisce anche la parola dialogo. Ho cercato di interpretare il suo pensiero autorevole, forte, di grande qualità di cultura, in due ossari. Bene il dialogo del rispetto dei ruoli, delle rappresentanze politiche, insieme al Consiglio metropolitano. Ma ho dato un'altra lettura, una lettura importante che dal mio punto di vista, ma hanno molto anche gli altri consiglieri, il dialogo è dimostrare di non essere un uomo solo a Roma. Guardate, non è facile la distinzione tra queste due ossate. Giusto che ci sia un momento politico della discussione sul dialogo e rispetto di noi che noi rappresentiamo, ma la vera forza delle sue parole e nella dimostrazione di un dialogo, di un lavoro di squadra. Lei mi ha colpito nelle sue parole quando ha ricordato ai consiglieri dicendo: noi dobbiamo alzare la qualità. La qualità la alziamo però tutti quanti assieme, ognuno per la propria parte, per le proprie responsabilità, dare un contributo fattivo alla grande sfida di cui ci accorgiamo in questo contesto. Sfida importante, fondi europei, fondi di cooperazione, PNR, che ci vede attori partecipi dello sviluppo di 92 comuni. Vede, noi abbiamo un consiglio metropolitano composto da Sorteresa, quindi da oggi si dibatte con la presenza di una sindaci, l'unica nota dolente e avere il suo rappresentante dopo, il signor di Santa Donna Palla.
stare a Pagliano. Potremmo fare, avremmo potuto fare. Condivido appieno alcune sue scelte dell'inizio del mandato. Pian piano costruiamo una squadra solida che possa dare un contributo, un dialogo forte insieme al Consiglio. Ebbene, condivido la scelta della riconferma del segretario generale, persona garante di grande spessore, che darà sicuramente, come ha sempre dato, un grande contributo e un aiuto per la vitalità del progetto. Condividiamo la scelta del capo di gabinetto, del pianesimo, e dice capo di gabinetto, dottor Romano. Aspettiamo con pazienza l'ultima casella del direttore generale, ma lei avrà la capacità e la sintesi di scegliere figura di grande spessore e di grande professionale. Vede, caro signor, io mi sono appassionato, e non è il momento, a leggere le storie del programma. Sicuramente nel momento ci sarà un altro momento della discussione. Ho tracciato dei temi importanti. E in ultimo, non dobbiamo dimenticare la vera parte e il motore pulsante della città metropolitana. Gli uomini e le donne, i nostri dirigenti, i nostri dirigenti, che sono la parte più importante della costruzione dei nostri obiettivi politici, perché senza il loro non andremo da nessuna parte. Anche su quello abbiamo bisogno di fare una riflessione seria, perché abbiamo il dovere di valorizzare tanti uomini e tanti donne per dare un contributo ancora di più fattivo. Io sono sicuro e convinto della sua grande capacità, il suo essere tranquillo, ma allo stesso tempo uomo fattivo. Raggiungeremo noi tutti questi obiettivi. E le posso confermare, a nome del gruppo, dove esiste il Comunista Bernardo, il nostro approccio condizionato di questo scelto, il rispetto dei nomi che andiamo a rappresentare. Grazie. Sindaco, consiglieri, ho perso anche questa volta l'occasione per riparlare prima di civile. Solitamente avendo riconosciuti nella precedente consigliere di loro dicono tutto e ti lasciano pochi argomenti. Scherzi a parte, sono persone qui davvero di pregio della conoscenza, così come tanti di lui e cari amici ho incontrato in questa prima fase della nostra città metropolitana, una fase che ho accolto sinceramente con una grande gioia, una gioia innanzitutto personale, perché io sono consigliere di un piccolo comune, mentre il sindaco di Carpitola ha un comune con la 23.000 anni, io vengo da una comune che ne ha quasi 9.000 anni. E quindi venire da un comune piccolo, di un'area mi inorgoglisce, perché significa che è cambiato, cioè si è finalmente spazio, per caso della storia della sua autonomia non ha mai avuto un consigliere metropolitano. Io, diventando meno provinciale, io mi appresto per la seconda volta, questa volta sono entrato dalla porta principale perché sono stato eletto al primo turno, la volta scorsa sono stato suffragato, essendo uno dei primi che erano eletti nella precedente lista. È stato un percorso interessante, ma questo si prende un certo interessante perché quando lei si è insediato, come dicevano bene i colleghi che mi hanno preceduto, lei ha parlato di tripartite
Io ho avuto davvero gioia in questa cosa, perché ho più volte sostenuto che determinate problematiche non arrivassero, perché arrivano quelle più vicine, ma quelle più vicine erano quelle a cui si dava paradossalmente di più. Sono felice innanzitutto per questo. E questa campagna elettorale che mi vede vittorioso assieme ai colleghi presenti in aula l'abbiamo fatta con un'unica certezza, quella di avere un sindaco per Milano già individuato. E ha colto con estremo favore e piacere anche l'intervento del Consiglio Civico, parlando di tutti i consiglieri in campo, di tutti i consiglieri per il territorio. Ecco, io non voglio dilungarmi, ma io sono qui per la città metropolitana, sono qui a sostegno di tutti quei territori che hanno deciso di dare il voto al sottoscritto e ai miei colleghi. Per cui da oggi io sono stato eletto nella lista Progresso Legalità Comunale Novaresca, una lista che è un altro motivo di gioia, perché ha intensificato e ha definitivamente consacrato un rapporto di amicizia di cui veramente mi pregio. E con tutti loro io sono al servizio solo della città metropolitana e di tutte le cose belle che metteremo in campo nel prossimo anno. Grazie. Grazie. Il primo ringraziamento voglio fare ai propri partiti di Fratelli d'Italia che hanno consentito anche gli altri che hanno concorso nella lista affinché Fratelli d'Italia possa avere la sua espressione anche in città metropolitana. Quindi l'altra riflessione che chiaramente mi ha preceduto tutto condiviso, l'altra riflessione che io vorrei fare è quella soggettiva, dove abbiamo un sindaco che nella sua carriera professionale ha svolto anche un prestigioso incarico di direttore dell'università, dove due elementi credo siano fondamentali, la cultura e il merito. E credo che questi concetti, quella della cultura e del merito, saranno due concetti importanti che il sottoscritto del Partito Fratelli d'Italia avrà ben in mente, perché sono concetti che noi condividiamo. Un altro passaggio nelle comunicazioni che ha fatto il sindaco, l'altro è tecnico, lo lasciamo stare per la ratifica perché è solo una comunicazione, perché vedo il segretario insegna, abbiamo un segretario che insegna, a me personalmente fa molto piacere averlo come riferimento tecnico importante, è quello che potrà fare sicuramente una relazione di bilancio. L'altro passaggio, e finisco, importante che ha fatto il sindaco nelle comunicazioni che a me ha colpito molto, è quello dove ha detto l'organo principale, l'organo di funzione di indirizzo principale è il Consiglio Metropolitano. Quando siamo andati a prendere, abbiamo firmato le compatibilità, il buon funzionario Vincenzo Moscarini ci ha dato, ci ha fatto firmare il modulo e ci ha consegnato lo statuto e il regolamento di questo Consiglio Metropolitano. Io mi sono scaricato ovviamente anche il regolamento della notabilità, ho visto che ci sono state delle modifiche e ho visto anche che le funzioni di indirizzo, oltre a dare al sindaco, le dà questo Consiglio Metropolitano. E le sue parole per me sono assolutamente importanti. Quindi presto, veniamo presto, lavoriamo presto e con l'unico percorso che il sottoscritto conosce, quello del senso di responsabilità.
Grazie. Grazie, Guance. Grazie Sindaco. Grazie Presidente, chiamato Sindaco, sì, è una nota di chiamata e individuata con questo nome. Volevo salutare i colleghi consiglieri eletti all'interno di questa sala, quindi questo prestigioso convivio che ci accompagna ogni volta nel Consiglio Comunale. Noi, caro Sindaco, abbiamo scelto immediatamente il nostro capogruppo. Capogruppo che comunque è una realtà, ha una storia di sindacatura su Casano, quindi ben rappresentata Forza Italia in questo senso. Permettetemi però di ringraziare chi veramente mi ha sostenuto in questa battaglia per accedere a questo posto della città metropolitana. La mia collega del Consiglio Comunale di Divis Calasani. Ci tenevo a farlo pubblicamente anche perché per me è un momento difficile, un momento di grande riflessione all'interno di noi. Però era giusto che il sottoscritto questa mattina venisse qui e desse l'appoggio vero a chi ha dato una spinta importante alla partita di oggi. Quindi massimo tutto il mio appoggio come parola. Per quanto riguarda poi il lavoro, caro Sindaco, io la conosco bene, ormai sono quasi 5-6 mesi che lavoriamo insieme e le sue parole mi hanno appassionato in passato e sicuramente non mi hanno dato delle novità, perché sicuramente conoscendo il suo valore, il suo modo di lavorare, non avevo dubbi sull'apertura che lei ha dato a questo consiglio. Quindi con grande gratitudine, ma sicuramente grande rispetto nei suoi confronti, io credo che questo consiglio possa lavorare bene nell'interesse di tutti i comuni della città metropolitana. Quindi da parte nostra ci sarà una massima e grande collaborazione, come lo abbiamo anche dimostrato in Consiglio Comunale. Volevo ringraziare e salutare i colleghi del Consiglio Comunale che sono presenti e che come me si accingono per la prima volta a questa nuova avventura. E poi il consigliere della città metropolitana che mi accomuna anche un po' di storia, ma soprattutto tanto affetto e tanta stima. Grazie, buon lavoro a tutti. Speriamo veramente di lavorare tutti nell'interesse della città stessa metropolitana. Grazie. Grazie, consigliere Guanci e Cioffi. Grazie, Sindaco. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli intervenuti, buongiorno a voi colleghi, anche chi ci segue da casa. Io non nascondo l'emozione di questa giornata, la prima volta che mi accingo alla presenza insieme ai miei colleghi qui in questa assise. Ne colgo l'emozione interna e allo stesso tempo voglio mostrare un sentimento di gratitudine, soprattutto per chi organizza i lavori, soprattutto per chi ha condotto i lavori in città metropolitana negli scorsi anni. Sindaco, dobbiamo fare una dell'esperienza dei consiglieri che ci sono stati. Se non ricordo male sono sei chi ha partecipato alla scorsa legislatura. Una perché l'esperienza non va abbandonata, non va abbandonata l'esperienza dei consiglieri, dobbiamo farci una sui pilastri fondamentali, che è quella appunto della macchina amministrativa, anzi ne ricordo anche oggi la presenza, il segretario, capo di gabinetto, vice capo di gabinetto e anche alcuni dirigenti con lo staff. Negli scorsi giorni ci sono state le prime interlocuzioni, lei ha parlato di tante cose importanti. Quello che ha colpito me, e questo lo condividere anche con i colleghi del gruppo, lei ha utilizzato una parola, l'astrazione. Il concetto di astrarsi dal ruolo singolo che abbiamo all'interno dei nostri comuni per fare in modo che tutte le nostre forze,
quando siamo presenti all'interno di questa assise, nei giorni che ci vedo impegnati all'interno del palazzo, siano tutti dedicati ai 92 comuni. Siamo consiglieri comunali, consiglieri provinciali, ci devo ricordare, di tutti i 92 comuni della provincia. Lei ha usato parole oggi importanti e ha parlato in particolare di una sfida, no, che abbiamo come nuovo Consiglio Metropolitano. Ha detto precisamente che si tratta di una sfida complessa e rispetto alla quale noi dobbiamo sicuramente dare delle risposte. Le risposte saranno tanto più semplici quanto noi riusciremo a lavorare in maniera coordinata, utilizzando praticamente un metodo che dovrebbe essere il metodo del buon amministratore, quello di vedere e giudicare e agire, ossia guardare le cose che ci stanno, guardare quali sono le vere esigenze dei territori, giudicarle nel senso di andare a vedere quali sono i punti di criticità, capire effettivamente quali sono quelle che hanno una grande ricaduta sulla vita dei cittadini. Siamo chiamati a questo lavoro perché già lo sappiamo, stare chiamati all'interno dello studio. E in terzo luogo si può agire. E per fare questo c'è bisogno di un grandissimo coordinamento. Io sono sicuro che lei, che è un uomo di mediazione, che è un uomo che sa cogliere le priorità delle forze che ci sono in Consiglio Comunale, che sa cogliere le energie, sarà un padre di famiglia lavorando in questa direzione. Quindi il supporto del nostro gruppo e il ringraziamento a tutti i gruppi consigliari per il lavoro che facciamo insieme e che faremo insieme nel rispetto reciproco e mettendo al centro la vita di tutti i cittadini metropolitani di Napoli. Grazie. Buon pomeriggio Sindaco, buon pomeriggio colleghi consiglieri, un saluto ai presenti, chi da casa ci segue tramite streaming. Prima di cominciare il mio intervento mi sembra doveroso ringraziare gli amministratori che mi hanno sostenuto in questa tornata elettorale. Un grazie speciale va ai consiglieri comunali di Napoli, Massimo Pepe e Anna Maria Vesti, che hanno creduto fin da subito nella mia vita. Insieme riusciremo a dare un contributo fattivo per affrontare e per risolvere le problematiche che attanagliano Napoli e la sua provincia. Sindaco, provo anche io a dare un contributo alla discussione per mettere al centro del dibattito alcune riflessioni che penso siano necessarie. E lo dico con l'esperienza di chi ha già espletato un mandato in città metropolitana. E sin da subito questa nuova fase, grazie alla sua autorevolezza, alla sua capacità di fare sintesi, di fare squadra, ha aperto ai territori dell'area metropolitana di Napoli una nuova stagione di buon governo e di buona politica. Quella buona politica di cui Manfredi si è fatto sempre promotore, quella buona politica di cui Manfredi è sempre stato un eccellente interprete delle sue funzioni politiche e istituzionali. Lo dico con un pizzico di orgoglio perché abbiamo avuto ragione, ma insieme a noi hanno avuto ragione i cittadini di Napoli quando hanno investito sulla sua carattura per salvare Napoli e non solo dal dissesto potenziale e l'area metropolitana dalle problematiche che attanagliano i nostri territori. Grazie a lei, al sindaco, questa sarà un'esperienza vincente. Lo so, ne sono sicuro, lavoreremo insieme per portare sui territori investimenti, nuove opere. E lo faremo tutti quanti insieme, lo faremo nel mandato che ci hanno attribuito i nostri da parte nostra riceverà collaborazione, lealtà, fiducia, perché noi in quei territori viviamo quotidianamente, perché noi in quei territori ci interfacciamo quotidianamente con le problematiche delle famiglie, con le problematiche dei giovani, con le problematiche
problematiche degli amministratori che credono fortemente nella città metropolitana, che credono fortemente in questa città metropolitana guidata da Fiorentino, perché vedono non solo rappresentate le loro esigenze, ma hanno la sicurezza di ricevere risposte concrete e risposte immediate. Sono fiducioso anche per la composizione del Consiglio metropolitano. Non è un caso, grazie alla autorevolezza del primo cittadino, si sono candidati tanti sindaci si sono candidati a sostegno di un progetto importante. E il dato resta inequivocabile, questo Consiglio metropolitano, anche rispetto al passato, rappresenta un valore aggiunto che è delineato in questa assise dalla presenza di tanti sindaci. E vi cito qualcuno: il sindaco di Santa Maria Vincevetti, il sindaco di Santa Maria Padre Ilaria Bagnate, ci sono i consiglieri comunali di Napoli, chi come me proviene dai comuni della provincia. Sindaco, concludo lei con il suo impegno per Napoli e la sua provincia ha offerto ai nostri territori la principale occasione di Stato. Affetto ai nostri territori un'opportunità di buona politica e di buona amministrazione. Noi cercheremo di essere all'altezza della sua stima, all'altezza di questo importante impegno e soprattutto all'altezza della fiducia che gli amministratori ci hanno affidato, con la certezza che da qui parte una nuova stagione di sviluppo, di investimenti e di proposte per tutta la Repubblica. In bocca al lupo a lei, in bocca al lupo a tutti quanti noi e conta sul supporto della lista Napoli Repubblica. Grazie. Grazie. Grazie collega. Grazie signore. Buongiorno a tutti e a tutti il buon lavoro. Per prima cosa voglio ringraziare il sindaco Gaetano Manfredi che mi ha dato questa possibilità di rappresentare Napoli nel Consiglio di Certamento Comunitario. Inoltre ringrazio i consiglieri della mia lista, Manfredi sindaco e la nostra lista, Carmarota, che ci ha coordinato e ci ha portato avanti in questa bellissima occasione. Tutti quelli che hanno parlato di preferenza hanno espresso delle cose molto giuste, però io vorrei dire che noi dobbiamo essere principalmente rappresentanti di tutti i cittadini della provincia di Napoli. Noi abbiamo la responsabilità di 3 milioni di abitanti. Noi siamo stati eletti nell'ambito privato della città di Napoli, sono stati eletti a loro e a loro dovrò dare considerazione e far valere tutto quello che dovrà essere importante per la città e per la provincia. Io auguro a tutti un buon lavoro, sono stato breve perché, come dicevo, tutti gli altri colleghi hanno detto tante cose. Quindi la cosa principale, sindaco, è che noi dobbiamo rappresentare 3 milioni di abitanti. Grazie a tutti. Grazie, Natasio. Buongiorno, sindaco, buongiorno a tutti. Vuoi fare gli auguri in bocca al lupo al nuovo consiglio metropolitano, ringraziare i consiglieri della scorsa legislatura, auguri al capo di gabinetto, al vice capo di gabinetto, e complimenti alla conferma segretaria veramente storica della città di Roma. Ringraziamento particolare va soprattutto ai dipendenti della città di Roma, perché per la sfida che ci apprestiamo ad avere tra qualche settimana di quella del PNRR, i nostri dipendenti, i nostri funzionari, dirigenti, coordinatori sono fondamentali, non solo per le nostre progettualità, ma anche e soprattutto per le progettualità dei comuni dell'intera area della comunità, perché sappiamo bene che ci sono purtroppo delle carenze di personale e i nostri dipendenti sono eccellenza, non lo voglio dico perché li conosco da ben 8 anni, sono eccellenze del nostro ente, saranno sicuramente da aiuto e da supporto ai comuni dell'intera comunità. Lei prima diceva, e concordo pienamente, che bisogna spogliarsi della
sia territoriale che politica. Ognuno di noi sta diretto e consigliere comunale sì nel proprio comune, ma è stato eletto con i voti di consiglieri comunali di tanti altri comuni a cui noi non apparteniamo. Quindi noi rappresentiamo l'intera area d'Europa e siamo qui per risolvere i problemi di tutti i comuni, a prescindere dall'appartenenza politica. Quindi io auspico che ci sia collaborazione e rispetto istituzionale tra tutte le forze politiche, perché lo ricordo, per chi non dovesse sapere, noi qui rivestiamo la carica a titolo completamente gratuito. Quindi il nostro compito è quello di far sì che i nostri territori, alla fine di questa legislatura, li lasciamo sicuramente un po' migliore rispetto a quando oggi noi ci siamo insediati. Noi abbiamo accettato un'ottima notizia, quella del finanziamento per quanto concerne il collegamento con Afragola. Noi partecipiamo a un convegno pochi giorni prima delle elezioni per quanto riguarda la linea del tram di Lucce dell'area nord di Napoli, che lei nel suo intervento prima citato. Noi abbiamo preso impegno con i cittadini dell'area nord e sono certo che lei è un uomo di parola e quindi impegno lo mantengo, perché quella fosse l'unica area non collegata con una linea ferrata con il centro di Napoli. Grazie. Grazie Esposito, si rispose la live. Buonasera, sono Domenico Esposito da Laia. Ho l'onore e l'onore di essere il primo candidato della storia della Lega in città metropolitana, quindi per me è un fatto e ringrazio gli organi del partito e la consigliere comunale Rosario Borrelli, un mio amico qua che sta in sala città da Pana. Io forse sono il consigliere che è dal comune più piccolo dei consiglieri qua della città metropolitana, sì, di Castello Cisterna, quindi un paese, un piccolo paese che conoscono tutti per il gruppo Napoli 2, quindi è l'unico, diciamo, le nostre zone sono zone un po' distrattate, un po' martoriate, quindi io devo sicuramente fare il consigliere metropolitano per aiutare le nostre zone, perché dall'esterno di Cisterna fino all'ultima paese che dopo l'ora che lei conosce bene, forse sono l'unico eletto, quindi insieme a lei, insieme a tutti i consiglieri metropolitani, noi dobbiamo fare un lavoro doppio, perché quelle zone non sono state rappresentate, quindi lei sa bene che se non hanno rappresentanti, noi dobbiamo rappresentare di più. Quindi noi dobbiamo includere e non escludere determinate cose. A me fa piacere che lei ha dato anche un input importante dell'apertura anche a noi, diciamo, dell'opposizione, come ha detto nella minoranza, quando ci siamo visti nella riunione di Capigruppo. Noi siamo disponibili in tutto, però oggi a noi abbiamo un compito molto molto gravoso, nel senso che in questi 5 anni credo che la città metropolitana non è mai stata riempita così di tanti euro, perché con il PNR è una stagione storica e noi dobbiamo sfruttare fino all'ultimo euro i soldi che arriveranno e dobbiamo includere tutti i comuni e non escludere nessuno, soprattutto chi non ci ha votato, perché io parto dal presupposto che dobbiamo dare prima quelli che non ci hanno votato e poi i nostri elettori, visto che io sono della Lega. Quindi io sono disponibile a tutto, io che faccio parte di un partito nazionale, quindi non devo litigare con nessuno per fare il capogruppo, quindi io sono aperto in tutto. Ci auguriamo che le commissioni lavoreranno in un certo modo, visto che a quanto pare negli ultimi 5 anni non hanno lavorato, anzi non ci saranno. Quindi
politica attiva 24 ore al giorno, anche gratis, perché noi dobbiamo lavorare anche gratis se vogliamo per il nostro territorio, sindaco. La ringrazio e ci aggiorniamo presto. Grazie, il consigliere Rosario. Alla conclusione, dal mio inizio con una
il lavoro che stiamo facendo effettivamente per tutti. C'è bisogno però, questo è il sindaco di Roma, così mi passando, che sta diventando una mano, per detto, teniamo conto anche, io non dico le periferie, ma le non voglio chiamare il nord di Napoli o il sud di Napoli, ma cerchiamo di tracciare il percorso con queste città che stanno facendo e hanno fatto un lavoro per lei e non solo quella di vista, ma lei è il punto di riferimento, quindi lei sa più di me, io so cosa in comune, ci siamo integrati. Tutta la religione. C'è il grande entusiasmo, c'è il grande entusiasmo. Sì, non aspetta questo entusiasmo di chi vuole. Grazie. Ringrazio il sindaco Rosario per questo intervento, mi fa particolarmente piacere, visto che nel mio ruolo precedente ho un po' contribuito alla questione fatto che adesso si sia aperto, veramente mi fa particolarmente piacere, tra l'altro insomma, adesso che ricopro un ruolo diverso, veramente abbiamo tutti una grande responsabilità, cioè una grande aspettativa che poi invece poi dopo vi parlerò anche di un argomento stamattina sentito il ministro Bianchi, cioè una cosa che guardo tutti noi nella palla fine quando siamo finiti gli interventi. Allora il sindaco dice. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno ai cittadini, buongiorno, buongiorno sindaco, buongiorno consiglieri. Io ho sentito innanzitutto di ringraziare Salvatore Guanci, non solo per le belle parole che ha espresso nei miei riguardi, ma perché non era semplice, non era semplice stamattina trovare in un gruppo così coeso, così velocemente ha preso decisioni come quelle che servono in questi momenti storici, sindaco. Decisioni veloci, decisioni concrete, decisioni che ci diano la possibilità di acquistare il nostro territorio. Da sindaco di Casalmuovo di Napoli, città di 50.000 abitanti, ovviamente il comune vicino a Casalmuovo, dove c'è il consiglio di Caiazzo, e da tanti sindaci che devo passare, devo solo sottolineare una cosa che sembra evidente. Ringrazio Peppe Cirillo per l'intervento, il suo titolo, ognuno di noi nel suo modo ha espresso qualcosa di molto chiaro, di molto semplice, sindaco. Io mi sono candidato in Forza Italia da amministratore e mi hanno dato 50 amministratori di tutta la provincia di Napoli. Quando sono andati a votare, lo sapevano, di eleggere Massimo Belliccia, di voler eleggere Massimo Belliccia con un ottimo risultato, senza giudino, come si direbbe nel gergo nostrano. E abbiamo votato già sapendo che il sindaco di Napoli e di Città Metropolitana fosse Gaetano Manfredi. Mi hanno votato già sapendo che dovevamo amministrare i territori svestendoci dai ruoli dai ruoli politici, ma non dai ruoli di amministratori. Noi siamo amministratori di questi comuni e lo facciamo con il cuore, lo diceva qualcuno praticamente, io sono un sindaco che prima 5 anni ho fatto senza stipendio, non mi raccontando la mia storia, ovviamente la mia storia è lunga. Magari noi poi ci troviamo sul libro, ma non è il caso stamattina, però sono un sindaco che è veramente operativo, se è vero che col comune di Mignano c'è Salvatore, qua è difficile, poi abbiamo tre Salvatore, due cittadini, dobbiamo
dal nulla insieme il grande integrato che hanno raggiunto anche un risultato, è vero che nell'area nostra abbiamo un miglior progetto, comunque un progetto finanziato con gli enti integrati di città di Comunità, quasi 18 milioni di euro. Lo dimostro col comune di Modula perché il problema strategico lei eseguirà, vedrà, partecipa, andrà così dirigenti, proprio se legge il comune che ha nominato quello che ha già certificato quasi tutti i progetti, ma che è importantissimo. Sono un amministratore per cui ecco, ci tiene alla velocità e alle decisioni e l'abbiamo voluto dimostrare con Salvatore stamattina già individuando il patrono. Ecco sindaco. Qui non discuteremo mai di scelte, soprattutto non discuteremo mai di voi, però discuteremo di temi e di iniziative quotidianamente, saremo un cumulo reale della volontà nostra di amministrare. Noi rappresentiamo gli amministratori che quando ci hanno votato sapevano che Manfredi Gaetano fosse il loro sindaco. Tengo a conto di questo. Grazie. Andreossi. Pagnoli, la scommessa importante
con Barone ovviamente dà un respiro a tutta la mia fedele. E con l'invito che faccio a miei colleghi consiglieri è di avere una visione complessiva della città metropolitana e di non richiudere il proprio pensiero politico all'interno del proprio ambito territoriale. Fare uno sforzo, capisca il problema che ognuno di noi rappresenta un territorio, ma se facciamo uno sforzo comune, dovete riusciamo a rappresentare anche io l'intero territorio dell'intera provincia. Di nuovo, ecco, ringrazio il sindaco e a dire la verità viviamo un momento particolare. Mi riservo inoltre per quanto regola detto, in un articolo 49 del prossimo consiglio di comunità. Però io credo che l'Europa sta vivendo un momento particolare. C'è una guerra al centro dell'Europa, ci sono migliaia di morti, migliaia di civili che muoiono. Io provo adesso in questo momento un minuto di silenzio per le vittime della guerra. Questo ente incredibile che è Città Metropolitana, che purtroppo
nell'immaginario collettivo è stato depotenziato, ma nei fatti non lo è, perché poi alla fine forse presa nel front office, ma la struttura più vicina a noi è proprio Città Metropolitana, con le grandissime competenze che ho avuto modo in questi 6 anni da sindaco di relazionarmi e avere un veramente un supporto fattivo, serio e importante. Vedi il piano strategico, le opere, siamo usciti tutti quanti in un momento storico terribile, Covid in modo particolare, dove noi siamo usciti tutti quanti, siamo usciti a, a far fronte a un'emergenza mai vista negli ultimi 100 anni. Quindi io mi sento estremamente responsabilizzato e quindi siamo tutti amministratori, quindi abbiamo anche la possibilità di avere un passo in più, perché conosciamo bene ognuno di noi quali sono le problematiche, le carenze di personale, le carenze anche dal punto di vista dei flussi di cassa e quant'altro. Ma al tempo stesso tutti quanti noi siamo riusciti a fare da argine ad una situazione che probabilmente sarebbe stato un disastro, sia dal punto di vista economico che sociale, specie in modo particolare in questi ultimi 2 anni. Quindi a tutti i miei colleghi io faccio, ripeto, in bocca al lupo, li mettiamo al centro la responsabilità e al tempo stesso abbiamo una guida importante, una guida autorevole, che è il sindaco Manfredi, e io sono sicuro che questa barca, con un timone ben saldo e con una prospettiva precisa, noi riusciremo ad essere di nuovo il grande territorio che è Napoli e la sua provincia. Quindi un buon per lungo ripeto a tutti e un buon lavoro a tutti quanti. Grazie. Grazie, sindaco Lombroso. Sindaco della comunità Mischia e devo dire che noi da quando è diventata città metropolitana Mischia non è mai stata rappresentata, non mi ricordo se ci sono stati candidati, questa è la ricorda. Nonostante noi come isola nel passato abbiamo avuto sempre una grande tradizione, io ho avuto di famiglia, io sono stato qua consigliere un breve periodo del 2009, quindi abbiamo ritorno, ma abbiamo avuto anche vari presidenti di provincia. Non nascondo, sindaco, che da un po' di anni si è sentita l'assenza e anche un distacco. Lei in questi giorni ha parlato con tutti quanti voi, giustamente ha detto che voi dovete guardare oltre il vostro comune, oltre la vostra zona. Io sono d'accordo. Ma senza voler polemizzare, perché penso che nel passato, purtroppo, sottolineo, non è avvenuto. Io sto qua, mi sono candidato proprio perché c'è lei, sindaco, altrimenti oggi per arrivare, perché qualcuno pensa che io sono arrivato in ritardo, sono partito alle 11, un traghetto non è partito, un altro è andato in ritardo, sono arrivato a Pozzuoli, giustamente come sottolineava qualcuno, quasi che l'antico gratuito, e io grazie a qualche amico sono arrivato qua in ritardo e chiedo scusa che sono arrivato in ritardo. Quindi se sto qua per dare il mio apporto, altrimenti stavo bene a Ischia, che tutto sommato dal mese di aprile a dicembre si vive molto bene. Sto qua per chiedere un aiuto, perché negli ultimi tempi le cose diverse spesso non sono andate bene. Noi stiamo avendo problemi di erosione delle coste, visto che anche la città metropolitana è competente sulle coste, noi abbiamo bisogno di spiaggia, perché venire a Ischia, caro sindaco, senza la spiaggia diventa un po' complicato, giusto? Io non voglio qua annoiare, non voglio fare un discorso lungo, mi fa piacere che ci sono nuovi sindaci, tutte persone sicuramente per bene, qualche sindaco si è candidato non è stato eletto, quindi secondo me questo è un segnale che tutti gli amministratori abbiamo dato alla città metropolitana, cioè non l'abbiamo presa questa elezione sotto gamba. Io devo ammettere che sono venuti da Ischia in massa a votare, e ripeto, venire a votare da Ischia non è
quindi tutto sommato è andata bene. Posso qua rimarcare il mio risultato? Va bene così. Io ripeto, mi fa piacere di aver sentito anche di questo rapporto che noi dobbiamo avere con i colleghi, che in questo momento sono minoranza, ma minoranza è relativa. Qua si tratta di tutti gli amministratori, noi dobbiamo collaborare chiaramente tutti quanti insieme per cercare di dare il massimo e dove c'è l'opportunità di dare il massimo. Quindi io con questo vi saluto, chiaramente vi aspetto a Ischia, che mi fa piacere invitare i colleghi a Ischia, va bene? Quindi vi aspetto prossimamente a Ischia, grazie. Quella che era la nostra responsabilità, non mi ha meravigliato, perché
in campagna elettorale a Napoli per girare in tutti i quartieri, essere determinante su scelte che magari in precedenza non erano state date. Quindi se vi permetto, da umile consigliere come voi, di rassicurarvi che il sindaco comunque sarà sindaco di tutti i 92 comuni e metterà, diciamo, davvero la città metropolitana nel miglior modo possibile, sia a livello finanziario che operativo. Quindi attiva il mio campo. Poi logicamente mi preme ringraziare tutti quelli che sono i consiglieri che mi hanno sostenuto e che comunque porto, diciamo, in questa esperienza con me, e mi saluto calorosamente. Quindi l'intervento mi è breve, credo molto, sin da cosa è un lavoro di squadra, quindi sono a disposizione per quelle che sono le mie competenze per tutto l'apparato della macchina amministrativa di Città Metropolitana. Grazie. Grazie, consigliere Pezzella. Buongiorno a tutti, io sono Salvatore Pezzella, vengo da Gitano, come diceva Battaglino di Castello di Cisterna, è un piccolo paese, io vengo dalla terza città di Campania, 130.000 abitanti. Purtroppo solo io sono stato eletto, però devo dire la verità, mi hanno consigliato, mi hanno detto anche all'interno dello staff vecchio che i miei predecessori hanno lavorato bene. Poi devo dire anche una cosa, che qua visto che ho un compito di casa, sia Domenico che il nostro amico, che hanno sottolineato i problemi, ci sono tanti. Noi soffriamo tutti i giorni di loro, soffriamo tutti i giorni di spazzatura, soffriamo tutti i giorni che si vuole venire sempre sul territorio a cercare di trovare un posto dove vivere qualcosa. Io ho avuto il piacere di conoscerli negli ultimi giorni, sindaco mi hanno parlato non bene, benissimo. Salvatore ha detto una parola prima, ha detto che lei sarà il sindaco di tutti. Io lo so bene che sarà così, perché oggi Giugiano, come tre case, come anche l'ultima città, l'ultimo 92esimo comune, deve far parte del nostro progetto. Io sono un attivista vero, io sono nato dalla strada, ho sempre lavorato vicino alla gente, è vero, non lasciamo mai i nostri territori, però adesso abbiamo una responsabilità enorme che ci mette tutti veramente di fronte a una situazione da cambiare, e abbiamo la possibilità di avere a capo di questa situazione, di fare veramente per dare un trampolino di lancio, per far crescere questo trampolino di lancio, come dico io, sulla nostra fascia ossia, però noi veniamo Giugiano, che è una fascia che un mare bellissimo, e quello deve essere il trampolino di lancio non solo di Giugiano, no? Io a volte dico, ma deve essere il trampolino di lancio di tutta la regione Campania, perché i romagnoli c'è la guarda e c'è la invidia. Io voglio chiudere, perché voglio sapere una cosa, il Consiglio Comunale non ha fatto niente. Questo è il mio primo intervento, veramente il mio primo intervento. Però devo dire una cosa, facciamo squadra, perché io i solisti conoscevo solo me. Grazie. Grazie, consigliere Borrelli. Ah no, scusa, no, mi consigliere Sorrentino, ho sbagliato soltanto una. Consigliere Sorrentino e poi il consigliere Corretto. Buon pomeriggio, vi leggo a potere che io ho scritto, perché non avevo preparato l'intervento, ma visto i saluti di tutti non potevano mancare niente. Buon pomeriggio, sindaco, e buon pomeriggio a tutti i presenti e ai cittadini collegati a web. Sono Felice Sorrentino, consigliere comunale di Borgo Marino. È la mia prima esperienza in questa assise, pertanto sono molto emozionato. Arrivo qui con un importante risultato ottenuto grazie al lavoro soprattutto di tanti amministratori.
presentare tutti e 92 i comuni della provincia di Napoli. Sono certo, caro sindaco, che lei saprà riportare la città metropolitana di Napoli ai suoi due primari, e cioè quelli di pianificazione e programmazione. Per fare ciò, voglio che lei sappia che potrà contare sul mio supporto e di quello di tutti i componenti del nostro gruppo consigliare. Grazie. Grazie. Il consigliere Bordelli. Buon pomeriggio a tutti, sindaco, buon pomeriggio a lei, autorità di carico qui. Io voglio solo un certo momento, è un nuovo comune, quasi un certo accadde, è come più piccolo, io ancora più piccolo, non riesco a decidere di abitare il comune di Calvizzano. Però è un risultato storico, perché Calvizzano non aveva avuto una presentata né in consiglio, non già la presentata, quindi si dava come comunità. E il documento storico che non abbia visto, progressista, riformista, io sono l'unico consigliere comunale tra i sindaci. Quindi sono un po' male di me, perché è il mio sindaco, io nella lunga memoria che ho avuto lei con il presidente lì, mi ascoltava, come già tutti i colleghi hanno detto, mi hanno colpito alcune parole in particolare. Io sarò un portante partizzato del comune, io sono il consigliere di città per la tutti i loro influenza. Questo è quello che dico, perché la mia storia, anche se non ho visto confesso politico, io ho pensato che se 40 anni di politica, e devo dire che sto dando fastidio ai politici, che voglio ringraziare sia i dirigenti che i funzionari, sia i dipendenti che sono trovando la massima disponibilità, sopportando dei problemi, non sempre di fare soluzioni, ma sono problemi non di capizzare, ma di fare delle cose in questo momento. Noi ci apprestiamo a fare una situazione importante, con il PNRR ci giochiamo tutto, ci giochiamo la scelta non solo per Napoli e le città, qua ci giochiamo l'intera regione. Noi dobbiamo fare il possibile. Io più l'uomo del dire, io sono l'uomo del fare. E voglio dire una mia massima personale che la rapporto sicuramente a questo giorno, a così che ci fa piacere, a questo giorno già. Io più che servirmi nella vita, io sento la vita, e questo è il mio cittadino volontà. Grazie. Grazie, grazie per il consigliere, consigliere Sorpensa. Grazie sindaco, buongiorno a tutti i colleghi presenti stamattina, un saluto ai cittadini che ci guardano in streaming. Io provengo da Roma Vesuviana, dalla zona Vesuviana, una zona molto molto ampia, che nel corso di questi anni in provincia non è stata rappresentata. La campagna elettorale però mi ha portato pure a incrociare amministratori di altre realtà, altri comuni, e devo dire che ho trovato una delle forti aspettative, delle forti attese nell'insediamento della nuova, del nuovo consiglio. La cosa che mi ha rassicurato durante l'esperienza elettorale è stata la fiducia che gli amministratori ripongono nel sindaco metropolitano per la sua storia, per la sua caratura professionale e politica. E credo che da questi banchi il gruppo di Napoli Metropolitana sarà bene affiancare il sindaco Manfredi per dare risposta a quei territori che da anni attendono che dalla provincia, che in questo caso la città di Napoletà, giungano quegli investimenti, quell'attenzione che i territori aspettano. Stamattina siamo qua in questo consiglio di insegnamento, ho ascoltato un po' tutti i colleghi e devo dire che è avvenuta una selezione quindi naturale ma anche importante, perché ognuno ha espresso delle parole importanti e confortanti per il lavoro che ci aspetta per i prossimi anni, e credo che se riusciremo a dare ai nostri territori
tante giornate come quella che lei ha regalato a Napoli ieri, sarà per tutti noi un motivo di vanto e di prestigio sedere tra questi banchi. Buon lavoro a tutti i colleghi e spero che il proficuo lavoro di tutti noi possa portare solo benessere e prosperità alle comunità che ci aspettano. Grazie. Grazie al consigliere Sommestri che sia stato l'ultimo intervento. Volevo solo prima di salutarvi, ringrazio per tutti gli interventi, che sono stati tutti interventi importanti, perché c'è uno spirito comune, condiviso, di lavorare insieme, di fare cose importanti della città metropolitana, e io sono solo garante di questa cosa, fare in modo che questo spirito sia uno spirito produttivo, che tuteli ovviamente tutte le realtà, ho già detto, che tutti i sindaci sono, cioè, tutti i comuni sono uguali, e tutti i cittadini sono uguali, non c'è nessuna differenza. Poi dal lavoro comune faremo di tutto per realizzare cose importanti. Io volevo, c'è una piccola comunicazione, visto che giustamente il sindaco Gaudioso si è lamentato, ha evidenziato come non ci sia stata sempre grande attenzione sui temi della salvaguardia delle coste, che è un tema importante, perché le coste non solo una protezione ambientale, ma è anche una risorsa economica, perché le nostre coste sono il turismo balneare. Noi proprio ieri abbiamo approvato una serie di opere, di progetti che erano stati messi in campo e che riguardano proprio i comuni di Monte di Procida, di Pacoli, di Serra da Fontana e proprio di Parano, cioè con un finanziamento importante, diciamo, sia sulle cose che sui costumi. Quindi poi andremo avanti poi su questo lavoro, perché questo è un tema molto, molto importante. Io volevo solo fare una considerazione, cioè volevo comunicare stamattina, ho sentito il ministro Bianchi, perché uno dei temi su cui ho molto spinto e che ho anche ripetuto anche al Presidente Draghi, diciamo, è stata anche l'altro ieri, e questo tema della povertà educativa e della dispersione scolastica, è un problema molto importante a Napoli, ma molto importante dal mio punto di vista tutta la metropolitana. Stamattina ci siamo sentiti perché abbiamo convenuto che da un lato questo grande progetto che mettiamo in campo non riguarda solo la pubblicità, ma e noi coordineremo insieme una serie di un progetto comune che riguarderà tutti i comuni, ecco, partendo da quelli che vengono dati dal Ministero di un maggior tasso di istruzione scolastica, questo non ci importa. Poi coordineremo tra il Gabinetto del Ministero, il nostro Gabinetto della Comunità, diciamo, quali sono i limiti di questi progetti, per fare in modo che questo approccio sia omogeneo. Poi a quel punto poi probabilmente verrà in campo direttamente comune, cioè dovrà essere comune a fare domanda, e quindi a quel punto è molto importante che noi solleciteremo tutti i comuni, siamo lì che penso a presentare qui, ma ancora di più perché non ci sono, per poi fare in modo che possono accedere a questi fondi, possono spendere in relazione a questo progetto comune, insomma, che sarà uguale come principio di organizzazione per tutti. Noi ovviamente evitiamo aggiornare la parte politica, gli uffici invece della giornata, la parte un po' invece organizzativa, perché questa è una cosa per me molto importante, come ci prima ha detto, parliamo della cultura, dell'educazione, quindi dobbiamo lavorare sui nostri giovani, dare l'espressione scolastica, dalle città sono drammatici, non sono neanche in molti comuni della comunità. E quindi questo deve essere un intervento per educare tutti, e cioè, ci sta un massimo impegno da parte del ministro, da parte del prefetto che questa cosa, il ministro Bianchi verrà anche a Napoli e nei prossimi giorni avrò l'occasione per modificare di organizzare un incontro anche per quello dei metropolitani, per segnalare, cioè, testimoniare questo impegno su tutta la rete. Grazie per questa bellissima mattinata. Stavo andando a vedere il video, si dice bene.
Sindaco, scusate, ma è una battuta per chiudere in bellezza. Un primato che lo voglio prendere io come comune di vita. Lo scuso a Polesa di Castello di Cisterna, ma io rappresento in mente tutto il comune di rappresentanti quasi interni di abitanti come comune. Non puoi mettere questo primato. Solo per amore della verità e per il preconcilio. Grazie.